Il giardino antistante lo storico palazzo Migliacci, nel cuore antico di Feditto, si è prestato con magnifica scenografia all'esposizione pittorica. Nel decennale della scomparsa del noto pittore Gennaro Morra, i familiari e i dirigenti di associazioni culturali ne hanno ricordato la figura e l'opera con una mostra pittorica antologica. L'esposizione, che annovera 22 opere degli ultimi 30 anni, è stata dislocata in un suggestivo percorso fra le mura secolari del palazzo che appartenne ai Filomarino. La rassegna pittorica è stata voluta dagli avvocati Giuseppe ed Ennio Crescella in collaborazione con il patrocinio del comune di Feditto. A mettere in esposizione le espressive tele l'avvocato Giuseppe Crescella, Rosi Di Stasi ed Enrico Andria, nell'intento di tenere vivo il ricordo di Gennaro Morra, ravvivandone la memoria attraverso la riproposizione dell'opera pittorica. La figura e l'opera pittorica di Gennaro Morra è stata studiata ed approfondita dal critico d'arte e architetto Giuseppe Ianni, che ha curato la brochure dove sono state riportate immagini di opere degli ultimi 20 anni, oltre alla ricostruzione della sua biografia, nonché la critica all'opera del maestro. L'architetto Ianni, nel suo intervento, ha voluto rimarcare: l'opera pittorica di Gennaro Morra, per oltre 40 anni, ha abitato il limbo dell'arte con le sue massime espressioni che hanno spaziato dai vellutati paesaggi di luci, spesso dai toni crepuscolari, alle figure sempre più vestite di sapienti armonie espressive, dal linguaggio carico di significative spiritualità. La pittura della sua maturità è sempre più pervasa da un sentimento poetico, di desiderio di bellezza, di armonia, che solo i cangianti toni della sua tavolozza riescono a far quasi palpeggiare la materia pittura, che diventa soffusa e trasparente all'occhio dell'osservatore. A ragione di ciò l'artista meglio si manifesta nella poetica delle composizioni floreali, un desiderio di luce, di colore, di aria trasparente che ti fa assaporare i profumi delle terre del sud. Significativi ed apprezzati gli interventi alla serata inaugurale dell'avvocato Ennio Crescella, che ha ricordato la vita dell'amato cugino, che fu un affermato pittore ed apprezzato poeta e per l'occasione ha voluto leggere due meravigliose liriche, ed ancora il compiacimento di Rosi Di Stasi, organizzatrice e proprietaria dello storico palazzo. La cerimonia dell'inaugurazione è stata condotta dal dottor Di Stasi, mentre ad alietare la serata musica e canti della tradizione cilentana dei bravissimi fratelli Campitiello. L'apprezzato maestro Morra era nato a Rocca d'Aspide per poi trasferirsi a Padova per ragioni di lavoro e fu qui che si impose nel campo della pittura in un contesto nazionale ed internazionale. Tornato a Rocca d'Aspide in età pensionabile, dove ha continuato a dipingere con sempre maggiore slancio, consacrando la sua arte con le opere più belle ed interessanti della sua lunga carriera pittorica. Si spense nella sua amata terra d'origine, in Rocca d'Aspide, il 17 maggio 2011, lasciando ai collezionisti e alle persone care le opere più intense e la lezione più bella di un realismo pittorico di grande intensità espressiva.